tensione diplomatica tra Spagna e Regno Unito. I Royal Marines hanno fermato una petroliera sospettata di trasportare greggio verso la Siria in violazione delle sanzioni dell'Unione Europea. Lo riferisce il governo di Gibilterra secondo la BBC Online. La notizia è stata poi confermata dal governo spagnolo. L'azione è stata decisa in base a informazioni che hanno portato il governo di Gibilterra a ritenere che la nave Grace One si stesse dirigendo verso la Siria in violazione delle sanzioni dell'Unione Europea. Infatti abbiamo motivo di ritenere che la Grace One stesse trasportando petrolio greggio nella raffineria di Banias in Siria. Secondo il ministro degli esteri spagnolo, Josep Borrell, Gibilterra avrebbe agito su richiesta di Washington. La pattuglia della polizia stava sorvegliando la zona, ma stiamo ancora analizzando le circostanze in cui è avvenuto il fermo. È stata una richiesta degli Stati Uniti al Regno Unito e stiamo esaminando in che modo questo influisca sulla nostra sovranità, perché secondo quello che sappiamo il fatto è accaduto in acque spagnole. Cuya soberanía entendemos que es de España. Gibilterra, territorio d'oltremare del Regno Unito, è inserita nella lista dei territori non autonomi dalle Nazioni Unite. La Spagna la considera l'ultima colonia in territorio europeo e non riconosce le acque limitrofe come britanniche.